In giù, più cuscino meno, come me con peluche. Se dormite in compagnia da soli, se dormite come vi addormentate, insomma tutto quello che riguarda come dormite. Io adesso vi dirò come dormo io. Prima di tutto, appunto, chiedo scusa se sentirete il sottofondo. Un po' di tempo perché mi abito molto al rumore del ventilatore, quindi poi d'inverno quando vado a toglierli è un po' un trauma. Poi io ho una passione per i cuscini, quindi ne ho ben 5 cuscini con me, perché mi sono abituata un po' dopo la mia operazione. Di dormire spesso quasi nuda, almeno d'estate, è una cosa che diciamo che preferisco per la pelle, perché come potete vedere adesso ho la canottiera tirata giù solo, mi trovo molto bene a dormire senza nulla, perché ho più sotto mi dà fastidio avere i vestiti addosso, a parte la mutanda ovviamente, ho detto tolgo anche quelle. Una cosa che io ho come vizio per dormire è avere una peluche. Io dormo con questo coniglietto anche sul caldo, però dormo sempre con lui, dormo. Io ho le brotto da compagnia, ho sempre dormito con le peluche, quindi mi fanno compagnia, sono una cosa che mi è rimasta sin da bambina, allora dormo ancora ad oggi con i peluche. Che io dormo totalmente al buio, come appunto non volevo spoilerare nel video di La Gemella Benta, io sono come lei, odio il sole, quindi io dormo con tutto spento, persino il caricatore della power bank mi dà fastidio perché fa una lucina blu, quindi lo metto sotto un coperto. Io per fortuna ho letto sotto palco, cioè fortuna sfortuna, e allora ho tante luci le spengo. Mi fa dormire, al massimo lascio quella del telefonino mentre
cosa che, a parte la luce, che lascia un po' che spifferino nelle finestre, peccato per l'aria, se no muoio. Però quando uso il condizionatore, penso a gusto. Sono tappata in camera e non riesco a dormire con le finestre aperte, proprio mi sento male perché odio le zanzare e odio gli insetti. Infatti, prima di andare a dormire, mi cosparco di antizanzare, soprattutto d'estate, anche di giorno, però soprattutto di notte perché non voglio dormire con il ronzio delle zanzare, che io le odio. Spruzzo tutta di antizanzara. Sarei curiosa di sapere voi come dormite. Io poi tra l'altro dormo spesso su un fianco o a pancia in giù, a volte con il lenzuolo. La cosa più strana è che dormo a volte con il ghiaccio. Visto che fa caldo, dormo con un paio di ghiaccio vicino alle gambe. So che è una curiosità molto strana, però mi aiuta diciamo, a dormire meglio. Se fa tanto caldo anche con due, adesso ne ho solo uno e ce l'ho nelle gambe. Poi non tolgo mai i braccialetti, so che è sbagliato, però non mi separo mai dai miei braccialetti. Mi piacciono troppo. Un'altra cosa, dormo spesso con dell'acqua. Tengo vicino al letto per bere, però anche le bottiglie dell'acqua, ne ho due, una qua e una di qua, le tengo sempre vicino a me, comunque anche varie cose, anche delle salviettine, qualcosa, avere tutto a portata di mano, perché avendo il letto sul palco ho tutto su. Per scendere ho un problema, proprio per fare la pipì scendo. L'altra curiosità è che io mentre dormo mi muovo, spesso mi trovo in una posizione e mi sveglio in un'altra. Non sono tantissime, vorrei sapere voi come dormite. Io devo vedere un po' che quale versione attaccare. Un'ultima cosa che vi posso dire è che io di notte molto spesso parlo anche nel sonno, dovrei anche russare, però il mio ragazzo mi ha detto di no, però che io mi ricordo russavo, magari dipende. Adesso ultimamente non russo più. A volte sono sicura di muovermi un pochettino nel letto, infatti il mio letto è matrimoniale, poi per il resto penso di aver detto tutto. Dormo con i capelli legati ovviamente, capelli legati, sono una di quelle persone che dorme con i capelli rattoppati, perché ho troppo troppo caldo, io odio il caldo, e aspetta siamo uguali su questo punto di vista, sole. Odio sudare, infatti ho anche una federa che se sudo troppo me la metto addosso e poi la metto a lavare, così non sudo tanto. Spero che voi facciate dei miei sogni. Ditemi un po' voi come dormite, fatemi sapere le vostre stranezze o semplicemente come dormite, magari prendendo per esempio quello che ho detto. Tac, in teoria forse è stato creato da Betta e io tacco a mia volta. Ovviamente questo tag è aperto a tutti, potete farlo chiunque, sia in whispering sia anche in versione normale. Io tacco ovviamente allora la Stevie. Così dovrei fare un po' di...
63 giri.